Sono le 9:40 quando il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe annuncia ai fedeli riuniti nel Duomo dalle prime ore del mattino che il miracolo è compiuto. Il sangue nell'ampolla era già sciolto. Sepe lo mostra alla folla e alle massime autorità cittadine intervenute alla cerimonia. Ed ora la bella notizia. L'antica tradizione si rinnova, annunciata dal capo della deputazione della Real Cappella di San Gennaro, che sventola il fazzoletto bianco accolto da un lungo applauso. Da sempre considerato di buon auspicio, il prodigio del sangue è stato accolto come segno di speranza, molto atteso in un momento di crisi che colpisce particolarmente anche le famiglie napoletane. A loro è rivolto l'invito del cardinale Sepe ad una comunità forte della sua dignità, che esca dalla logica dell'elemosina e dell'assistenzialismo. Una festa sentita, radicata nella storia. Bene il miracolo immediato, come ha detto il cardinale, che sia l'auspicio di una forza rinnovata. Poi bisogna apprezzare l'invito ad amare la città e a fare sempre di più puntando su noi stessi. Quello è un passaggio che io anche spesso utilizzo. I napoletani hanno cuore, cervello, gambe e braccia per potercela fare da soli. Napoli è una potenza, lo si è visto ieri nel calcio, oggi questa festa religiosa e cittadina e nella vita quotidiana della moltitudine dei napoletani che hanno grande dignità ed orgoglio. Quindi io vedo con forte auspicio il miracolo di San Gennaro come forza per chi crede e anche per chi non crede, perché questa è una festa che attraversa secondo me tutta la città. Con lo scioglimento del sangue prendono il via in città 3 giornate di festa dedicate al santo, fortemente volute dai commercianti della zona. Fino a sabato sono in programma eventi, musica, spettacoli per le strade adiacenti il Duomo e l'apertura straordinaria dei musei della zona fino alle 22:00.